Buongiorno, bentornati all'appuntamento con la rassegna stampa di IllaTV.it. Questa mattina sulle prime pagine dei quotidiani parliamo della Grecia, c'è il via libera e l'intesa da parte del Parlamento greco al piano europeo. Il partito di Tsipras però si spacca e ad Atene migliaia di persone del fronte del no sono scese in piazza per manifestare, ma vediamolo meglio nel dettaglio partendo dalla prima pagina del Fatto Quotidiano. Letta Renzi, che squallore, peggio di House of Cards, le intercettazioni del Premier sulla presa di Palazzo Chigi, Fassina, Movimento 5 Stelle, spieghi in aula. In che stato, scrive Marco Travaglio, la nuova cricca, Taverna Flavia, dove Nardella invocava il voto, Re Giorgio e il figlio Giulio, i Napolitano furiosi, fango, noi non siamo ricattabili. In taglio alto, solita orgia di dati positivi su economia e lavoro in Italia, ma la matematica non è un'opinione, dice un'altra verità, a maggio solo 271 posti fissi in più. Proseguiamo. Anche Alfano per conquistare le fiamme gialle, aiuti bipartisan e ancora Matteo è l'arte di sminestrare un po' di roba, soldi ai partiti, gli italiani non abboccano. Parliamo ora della Grecia, Tsipras mette d'accordo Europa e Siriza, intesa sugli aiuti, il dossier radar abusivi, stupri e rapimenti impuniti a stelle e strisce. Andiamo avanti con la prima pagina di Repubblica. Unione Europea e Grecia, vince Tsipras, il piano di riforme e tagli presentato ad Atene piace all'Europa. Anche le borse festeggiano, il Parlamento vota e approva nella notte, grande assente Varoufakis in piazza protesta dei no. Il retroscena, quel gioco di poker sulla moneta unica, il racconto, l'ultimo tormento del popolo di Siriza. E ancora la cultura, la tecnica o il genio, che cosa vuol dire la parola arte? Al centro pagina la fotonotizia, nella città martire 20 anni dopo la strage a Srebrenica 1995-2015. Poi c'è l'economia, riparte l'industria più 3%, lavoro 185.000 contratti, il fisco perde 1,5 miliardi. La guerra infinita tra gli hacker che minaccia la privacy di tutti e ancora l'auto italiana che si guida da sola, venduta agli USA per 30 milioni, il progetto nato nell'Ateneo di Parma. Il caso, tasse condannato Flavio Briatore, i giudici confiscano il suo mega yacht. Proseguiamo con la prima pagina del Sole 24 Ore, Grecia, le borse scommettono sul sì, svolta all'Eurogruppo, piano esauriente, Atene rinuncia a mini IVA e baby pensioni, attesa per un accordo, Milano cresce del 3%, scatto dell'euro, in calo gli spread di tutti i periferici, BTP e Bund a 124, il risveglio della politica e l'inizio della cura, crisi e mercati, lettera agenzia delle entrate sotto scacco, le agenzie non sono aziende, trasparenza sui dirigenti. Balzo della produzione, più 3%, crescono i nuovi contratti, più 185.000, le trasformazioni sono 30.000, l'aumento di maggio su base annua è il più alto dal 2011, a giugno meno 0,2% sul mese precedente. L'edilizia non riparte, investimenti ancora giù, ANCE subito lo sblocca opera per la ripresa. E ancora Srebrenica, il luogo del rancore, dell'ipocrisia europea, 20 anni dopo il massacro di 8.000 bosniaci. Andiamo avanti con la prima pagina del Corriere della Sera. Sì, greco all'intesa con l'Europa, via libera dal Parlamento di Atene, Siriza si spacca, Bruxelles, piano esauriente, la crisi da pensioni e tasse, manovra da 12 miliardi in cambio degli aiuti, duello Merkel-Lagarde sul debito, mercati in rialzo, la lezione che non va sprecata è l'editoriale a firma di Danilo Tajano. E ancora l'ambasciatore USA all'Unione Europea, Grexit, attenti ai rischi, beni rifugio nella via del lusso, corsa a loro in contanti. E ancora Padoan, direzione giusta, l'industria riparte, produzione a più 3%. Dietro le misure cinesi, il capitalismo alla pechinese, la borsa funziona solo se cresce. E andiamo avanti alla centropagina, anche qui la fotonotizia, 20 anni dopo la strage di 8.000 musulmani bosniaci nell'ex Jugoslavia, l'orrore di Srebrenica e le nostre colpe. Proseguiamo con a fondo pagina, rissa in hotel, sparisce il super diamante, mistero a Milano, protagonisti un commerciante libanese e un rom, gioiello da 4 milioni. Il caso Roma, l'ultima occasione di Marino.
Andiamo avanti con la prima pagina del giornale. Napolitano ricattato, intercettazioni shock. Renzi al telefono, il presidente sotto scacco e ce l'ha a morte col cavaliere Bari. Il costoso capriccio dei PM, Berlusconi in aula per un minuto. Il sondaggio Grecia agli gli italiani bocciano il governo, mancata solidarietà, il Veneto e le alluvioni di serie B. E ancora Mondadori, altri 246.000 euro a CIR, stavolta De Benedetti fallisce il colpo, Marina Berlusconi elemosina non dovuta. E ancora tragedie, mafia, debiti, buchi, rifiuti e Marino fa scuola guida gratis ai Rom, Roma allo sbando. E poi c'è la zuppa di Porro, a firma appunto di Nicola Porro, banche, gli scaltri americani e i gonzi europei. Andiamo avanti con la prima pagina di Libero. Ecco le pensioni del futuro, esclusivo, pubblichiamo le simulazioni di quanto percepiranno i lavoratori, anche quelli coi contributi a singhiozzo, cifre da brivido, ma l'INPS non li informa. Boeri preferisce litigare con i sindacati, allora ci pensiamo noi. Alla centropagina, clamoroso flop del 2 per 1000, dagli italiani neanche l'elemosina ai partiti, solo lo 0,4% ha finanziato i politici, visto come hanno usato i soldi finora c'era da aspettarselo. Questa è la vignetta satirica. E ancora al telefono col generale Renzi intercettato, trame anti-Letta e Napolitano Junior. Giordano Bruno Guerri, Silvio come il duce, centrale elettrica per una lampadina. Infine a fondo pagina, così Tsipras ha messo nel sacco i greci al voto del Parlamento di Atene, un piano più duro di quello proposto prima del referendum, l'Unione Europea pronta a dire sì e le borse festeggiano. E ancora sciacallo è chi dice che la morte di quel bimbo è fatalità, insulti per il titolo sulla metro di Roma, ma Libero ha posto il vero problema. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'ascolto, i quotidiani tornano lunedì, buon weekend.